Questo passo indietro sul tema delle micro aree che a giugno 2018 sembrava arrivato a conclusione con l'approvazione della delibera, le osservazioni e quant'altro. Diciamo che sono alcuni giorni che se ne dibatte, un po' prima con l'uscita inizio settimana del rappresentante comunque di maggioranza, Mirko Mirko Muratori. Muratori, poi le varie voci anche arrivate dalla minoranza. Noi ne abbiamo raccolte un po', però Christian mancava questa perché in realtà, pur essendo insomma parte della maggioranza di governo oggi a Rimini, la posizione di Rimini Attiva, diciamo, è un po' diversa rispetto a questo tema e quindi anche al passaggio dal discorso delle microaree a quello dell'inserimento in appartamento. Christian. No, beh, io penso che la legge regionale fosse in realtà una legge ben scritta, molto attenta e moderna anche nel suo impianto. Infatti le microaree erano solo il punto di partenza di un percorso e quindi doveva in qualche maniera aiutare la città di Rimini a affrontare l'integrazione insomma, con minori traumi possibili. Gli appartamenti credo che comunque creino dei problemi e penso quindi che sia stato un passo indietro. Mi rendo conto però che per come stavano andando le cose, anche le microaree stavano creando problemi, conflitti sociali, eccetera. Quindi la soluzione semplice non esiste in questo caso, sia ben chiaro. Ah, beh, Però, questo Cristian, sicuramente. diciamo che quello che fa un po' riflettere è il fatto che comunque sembrava essere arrivati alla quadratura con quella famosa delibera, con l'avvio di un percorso e di un iter, tra l'altro al quale si era arrivati dopo già tante discussioni, anche l'amministrazione che ci aveva più volte, tra virgolette, messo la faccia anche in incontri pubblici non semplici da gestire, visto che erano tanti anche i cittadini presenti a quegli stessi incontri. Poi dal 2018, in realtà da quel giugno, dopo la partenza della fase delle osservazioni, noi anche alcuni mesi fa avevamo provato a indagare, a capire perché nulla più si sapeva di quella delibera. In realtà poi le discussioni in maggioranza sono rimaste, immagino. Sì, la maggioranza comunque procede all'interno di un percorso che è quello di una città, no? E Certo. quindi io credo che tutto il lavoro fatto, i percorsi iniziati, cioè sono frutto di una volontà importante del comune di affrontare anche i problemi più difficili in maniera come dire, intelligente, anche se in alcuni passaggi, come questo delle microaree, poi si arriva ad un momento in cui, da un punto di vista politico ed elettorale, le scelte diventano difficilissime da sostenere, e soprattutto nel momento in cui si creano dei conflitti sociali, a questo punto la maggioranza ha dovuto sospendere e attendere un percorso, anche perché il percorso sin dall'inizio non è che fosse da parte di tutti sottoscritto convintamente, ma c'erano sfumature diverse e pensieri diversi che erano confluiti in un unico percorso, come giusto, perché devo dire che la maggioranza su tanti temi come questo, una volta che poi prende una scelta, avanza, è avanzata compatta. E come in tante altre situazioni, una volta fatta una scelta si era proceduto uniti, no? Quindi questa era stata la questione. Poi il percorso accidentato ha portato anche a ritardi, a rinvii. E alla fine Christian mi pare abbia prevalso la linea che Muratori ci ha spiegato l'altro giorno essere sempre stata la loro di patto civico, cioè patto civico dall'inizio, anche quando arrivò la legge regionale, si cominciò a mettere anche le basi per questo progetto delle microaree, diceva forse è meglio gli appartamenti, forse è più semplice attivare un'integrazione. Mi pare di capire che poi, insomma, a parte il lungo dibattito, anche il lungo lavoro che avete fatto, essere andati in tanti incontri per
perché anche molti consiglieri si sono spesi per andare a spiegare alle persone che cosa sarebbero state queste microaree. Alla fine però si è pensato che quella, almeno al momento, non è la soluzione giusta, e quindi va bene gli appartamenti. Cioè, questo avete alla fine concluso anche come maggioranza? Cioè, come maggioranza abbiamo cercato continuamente soluzioni alternative, soluzioni che potessero accogliere da una parte le esigenze dei sinti e dall'altra le esigenze delle zone del comune dove queste famiglie sarebbero dovute arrivare. In questo percorso il tempo è passato e siamo arrivati ad oggi. Cioè, siamo all'interno di un percorso, non di scelte nette e semplici, perché comunque la situazione è davvero complessa. Quello che dico io è che alla fine 5 famiglie, perché questi erano i numeri, si sarebbero potute integrare meglio in un percorso ragionato e moderno come quello della legge regionale. Chiaramente percorsi più semplici come quello di prenderli e metterli contro la loro volontà dentro un appartamento, io credo che comunque affronteremo dei problemi. Cristian, anche perché le famiglie, dopo le dichiarazioni di muratori, sono intervenute con un comunicato dicendosi anche molto sorprese appunto di questo cambiamento, visto che loro scrivono: noi nulla sapevamo, noi eravamo rimasti alla decisione relativa alle microaree, e manifestando appunto anche le loro perplessità, diciamo così, sulla soluzione invece alternativa verso la quale si sta andando. No, capisco le perplessità, però Muratori ha espresso una volontà politica, quindi non è che Muratori poteva discutere la sua volontà politica, la sua è stata una presa di posizione, e quindi è stato un portare avanti un'intenzione. Poi dopo l'amministrazione fa tutti i percorsi seguendo chiaramente l'allinearsi di una volontà politica, però è un'altra cosa. Cioè, ma Cristian, scusi, una domanda, ma non, il rischio a questo punto non è che si protragga ancora questa chiusura? Cioè, nel senso, visto che c'era questa grande urgenza di sanare quella situazione veramente problematica di via Islanda, le tempistiche a questo punto rischiano di andare ancora molto oltre. Secondo lei si arriverà a tempi brevi a commissione, consiglio comunale, per arrivare ad una decisione, al di là insomma se poi questa decisione sia la migliore per le parti, perché poi è questo, cioè, perché da tutte le parti viene detto è una situazione intollerabile, una situazione che non è vivibile. Ricordiamo, Cristian fa parte anche della comunità Papa Giovanni XXIII, sappiamo quanto anche la comunità, a partire da Don Oreste ma poi anche con tanti suoi membri, si sia attivata anche personalmente per stare vicino a queste famiglie, per fare un percorso anche con loro. Cioè, forse la preoccupazione ora è dire: ma quindi questa risposta quando arriverà, visto che adesso bisogna riattivare tutto un percorso diverso da quello che era iniziato qualche tempo fa? Allora, innanzitutto sorrido perché da più parti vengono delle richieste: saniamo quell'area. Poi esatto, quando vengono fatte delle proposte ci sono delle insurrezioni, perché le proposte non vanno bene, quando le proposte vengono mediate, aggiustate, perché comunque il percorso microaree non è che è stato un percorso lineare, unico, no? Semplice, certo. Ecco la proposta, no, la proposta è stata mediata, rivalutata, aggiustata, e questo percorso continua tuttora, perché la proposta di muratori degli appartamenti è un ulteriore aggiustamento per andare incontro a questa mediazione tra le parti, tra le esigenze dei sinti e le esigenze dei cittadini. Per cui siamo continuamente in un work in progress in cui appena esce fuori un cambiamento sono discussioni, lamentele. Cioè, io capisco l'esigenza di risolvere il problema che questa amministrazione e questa legislatura in particolare ha avuto il coraggio di affrontare, tenendo conto che è lì da 40 anni, proprio per questi motivi, per la difficoltà ad arrivare poi a una soluzione concreta. Noi siamo a tutt'oggi ancora qui a lavorare su questo tema,
Per cui il mio parere è che dobbiamo continuare questo percorso cercando di chiuderlo prima di primavera 2021. L'ultimissima. Ognuno ha le proprie idee, certo. Siamo qui per lavorare. Tenete conto del fatto che ogni volta che esce una proposta è una sequenza di polemiche che non finisce più, quindi. L'ultima cosa, Cristian, è una domanda, non so poi se potrà rispondere, provo a farla, ma l'annuncio di Muratori era un annuncio che era stato in qualche modo concordato all'interno della maggioranza, visto che poi a seguito di quell'annuncio sono arrivati tanti commenti ma non uscite ufficiali da parte dell'amministrazione, oppure è stata una decisione appunto del capogruppo di Patto Civico di mettere sul piatto questa che lei dice essere poi una proposta di lavoro, ma non, mi pare di capire, non ancora quella definitiva? Beh, questo lo dovreste chiedere a lui. Comunque è chiaramente una sua proposta politica, è un percorso che non è che è nato quel giorno lì, nel senso che gli appartamenti sono una soluzione che sin dall'inizio, sin da prima che diventasse pubblico questo percorso, abbiamo valutato e anche dal punto di vista di concreto misurato ci abbiamo lavorato sopra, però a un certo punto diventa, visto che manca poco alla fine della legislatura, diventa importante iniziare a tirare le fila, quindi le volontà politiche a un certo punto vengono vanno fuori. Espresse, certo, anche sì, in funzione di tanti altri aspetti che adesso non stiamo qui, perché sappiamo tutti bene anche che cosa significhi parlare di alcune cose in certi periodi, però è sostanzialmente vero sulla decisione di uscire di Muratori, è chiaro che ne può rispondere solo lui. Il fatto che comunque questa sua proposta avesse preso piede anche tra la maggioranza, insomma, lui ci ha detto così, quindi immagino che questo sia confermabile, al di là poi di quando si esce e di quando, esatto, sì, ma infatti che, era sul tavolo e c'era, insomma, sì, esatto. E c'è. Poiché io non sia d'accordo, questo fa parte della dialettica politica, esatto, questo fa parte anche però, della dialettica politica. La volontà di risolvere e affrontare seriamente questo problema, io lo devo riconoscere a tutta la maggioranza e al comune di Rimini, che ci ha messo più volte in maniera diversa la faccia su questo problema e cerca una soluzione possibile. Cristian, grazie. Grazie Cristian per aver dato un'altra voce in questo dibattito. È vero quello che diceva Cristian Gianfreda, quando ci sono questi temi gli animi subito si scaldano, forse la cosa migliore, appunto, viste anche le scadenze prossime e il lungo lavoro che è stato fatto da questa maggioranza, magari anche con un dibattito in alcuni casi anche virtuoso con la minoranza su questi temi, sarebbe interessante, lo dico da cittadino, che questa maggioranza prima di andare ad elezioni trovasse una soluzione su questo tema che comunque è stato molto affrontato, perché altrimenti resta lì e ai posteri l'ardua sentenza. Bravi. Grazie Cristian Gianfreda, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie. Ciao.